Buongiorno agli ascoltatori, Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero, buon venerdì. E che diciamo si entri in un weekend di fine luglio, di inizio agosto, in qualche misura si percepisce dai giornali. Oggi non è che sia proprio una giornata fiammeggiante. Sul piano della politica interna c'è l'approssimarsi, ieri ve l'aveva raccontato Libero, oggi ve lo raccontano gli altri tre quotidiani di centrodestra, c'è l'approssimarsi di una scadenza triste, molto probabilmente le dimissioni di Giovanni Toti, una vittoria del partito delle manette, una vittoria dell'azione delle procure, è la sottolineatura di tempo e verità. No, riconquisti la tua libertà, dice invece a Toti Vittorio Feltri dalle colonne del giornale. Però forse a ben vedere quello che manca è un terzo elemento. È sicuro il centrodestra di avere combattuto nel modo migliore, non per Toti, ma per un principio? È sicuro il centrodestra di non avere colto questa occasione per alzare la bandiera della riforma della giustizia? Ecco, questo è forse l'aspetto che oggi manca un po' da questo punto di vista. Ancora sul fronte destro, le fibrillazioni nel centrodestra, nei termini generali raccontate da Quotidiano Nazionale, invece nello specifico di un protagonismo di Forza Italia raccontato dagli altri. Oggi è il giorno in cui Forza Italia sembra mostrare una sua identità distinta o sembra volerlo fare. Ma per fare cosa? Per dare un senso di fibrillazione nel governo? Per dire che l'autonomia non va bene, governatore Calabrese Occhiuto? Per dire che il provvedimento sulle liste d'attesa non va bene, Licia Ronzulli? E questa è la cosa per tanti versi più sconfortante di tutte, Antonio Tajani dire sì, sciogliamo Casa Pound, Forza Nuova, quello che è, ma... La connotazione liberale di cui si va in cerca è questa, quella di, diciamo, allinearsi al Partito Democratico anche nella misura illiberale dello scioglimento di una organizzazione. Ma noi abbiamo seri dubbi, ma i nostri dubbi, lo sapete, sono per definizione irrilevanti dinanzi all'azione degli strateghi del centrodestra. Gli strateghi del centrosinistra invece sono impegnati con Renzi. Allora, oggi c'è un'offensiva mediatica di un amico di Speranza, Arturo Scotto, che da una parte dice no, ma Renzi non lo possiamo prendere la zattera della Medusa, dall'altra dice sì. Se vieni però, forche caudine, ricominciamo, Jobs Act, salario minimo, eccetera. Quindi si tratta di capire se, diciamo, i renziani ingoieranno anche questa cicuta. Interessante, sempre interessante, anche il direttore del Foglio Cerasa che dice sì, in una risposta a una lettera, i centristi devono fare i centristi, però a patto che scelgano la sinistra. Quindi diciamo, l'importante è che il centro vada a sinistra, questa sembra la supersintesi. Cerasa che lancia, e questo ci riporta un istante nel tergicristallo al centrodestra, l'idea. Magari fosse di privatizzazione della RAI, ma invece Cerasa, che pure presenta la cosa con enfasi, si tratterebbe di una discesa della presenza pubblica nel capitale, ma senza perdere il controllo. Politica estera. Allora, non bene, freddi gli incontri con Netanyahu di Biden e di Kamala Harris, peraltro in un contesto di contestazioni veramente molto spiacevoli. Però attenzione, perché la cosa più interessante della giornata, come spesso capita, non è sui giornali italiani, è sul Wall Street Journal con un intervento a quattro mani. Due di queste mani sono quelle di Mike Pompeo, che è stato segretario di Stato americano e su cui circolano voci di possibile coinvolgimento nel nuovo team Trump, se Trump rivincesse le elezioni, che deluderanno, diciamo, sia i sinistri anti-Trump, ma pure i destri che vorrebbero, diciamo, Trump come un cugino di Kirill, perché Pompeo rivendica il sostegno preveggente che Trump diede all'Ucraina, ai missili Javelin, eccetera, e dice non sarà abbandonata, semmai ci sarà un rilancio
della NATO. Interessante. Vedrete che questa cosa di Pompeo non sarà ripresa da certe testate di sinistra, perché scombiccherà la narrazione su Trump che deve buttare a fiume l'Ucraina, ma neanche a destra, perché scombiccherà la narrazione su Trump, diciamo così, putinizzato. Le aperture, cominciamo da Libero, che è parte dalle violenze a sinistra, perché qua tutti a dire Forza Nuova, Casa Pound, ma poi a menare sono quegli altri. Il Campolargo mena quei bravi ragazzi, boicottaggi alla TAV e sassi alla polizia, 55 denunciati a Torino nel centro sociale a Scatasuna, a cui il PD ha regalato una sede, così all'apertura di Libero. Il giornale, sotto la testata cartelle esattoriali, cambia il concordato, titolo principale: Toti si dimette, il governatore nelle prossime ore lascerà l'incarico, solo così tornerà libero di fare politica e di difendersi. Il Tempo titola: resistere, 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 con foto di Toti, ma l'occhiello dice: oggi il governatore è pronto alle dimissioni, così vincono i PM prima ancora del processo. La verità: Toti il governatore migliore, ma oggi lascia vinto dai giudici. Così, diciamo, la constatazione rammaricata, diciamo, della verità. Domani: Meloni ritira la querela a domani, ipotesi retromarcia sul premierato. Però non dispiace a quelli domani, la cosa più ridicola è il titolo di pagina 2. Niente processo all'informazione, Meloni ritira la querela a domani. Quindi lo stato dell'informazione in Italia deriva dal fatto che ci sia o no una querela a domani da parte della Presidente del Consiglio. Leggermente, diciamo, ombelicali, cioè curvi sul proprio ombelico quelli di domani. Il Fatto, insomma, in caratteri cirillici: bombe a grappolo a Kiev da Berlino e dall'Italia, quindi quante bombe arriveranno dall'Italia, non lo so. Quotidiano Nazionale: tensioni nel governo, si allargano i fronti. La Stampa: giochi blindati, perché c'è il via alle Olimpiadi e c'è timore sul piano della sicurezza. Sicurezza sia sotto forma di attacchi terroristici, sia sotto forma di disordini, banlieue, saccheggi, queste cose qua. Repubblica: sanità, il grande bluff. Nel decreto per fronteggiare le liste d'attesa non ci sono fondi per nuovo personale né per l'acquisto di strumentazioni, così Repubblica. E infine il Corriere, sotto la testata: Trump attacca, Biden cacciato con un golpe, insulti, fake news e sessismo contro Harris. Titolo principale: via ai giochi, Parigi blindata, con foto di Mattarella. Non sappiamo in che competizione gareggi il presidente. No, no, scherziamo. Il presidente è tra i portabandiera, la Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi. Però, insomma, il focus del Corriere della Sera è su Mattarella Olimpico. Va bene, e cominciamo il giro da Libero, editoriale di Sechi: anniversario, la morte di Marchionne. E Sechi conduce un parallelo tra la stagione coraggiosa, visionaria, prospettica di Marchionne e la stagione attrappita, negativa, tutta ripiegata su se stessa di Tavares. L'apertura, il Campolargo mena, ci arriviamo tra un attimo. Di spalla chi vi parla sull'operazione condotta nelle ultime 24 ore. Prima la patacca europea, anticipata da Repubblica, il mitico dossier contro l'Italia. Poi ieri il tentativo malizioso di accostarla alle parole di Mattarella, che potevano essere discutibili o no, gradevoli o no, ma non erano di commento a quel dossier. E invece ieri la foliazione dei principali quotidiani era costruita così: dossier Mattarella, Mattarella dossier, e ogni lettore poteva essere indotto automaticamente a ritenere che le dure parole di Mattarella pro libertà di informazione fossero un modo di fare proprio quel dossier e quindi di dare in testa al governo. Questa cosa del Campolargo che mena, con focus su Torino, vi spiega tutto Gonzato, perché ci sono 55 anarchici denunciati per assalto ai cantieri TAV, sassi contro la polizia, ma il sindaco Demma ha permesso l'occupazione a questi signori di un immobile in centro. E poi ancora Gonzato dà seguito alla vicenda di Massa, dove è stato quello del PD a pestare il leghista, ma il PD non si scusa.
Senaldi sulla Russa che si duole per il trattamento mediatico ricevuto dalla stampa sulla vicenda Jolie. Sallusti, che Giovanni Sallusti, che in modo agrodolce e intelligente presenta questa ipotetica vendetta di San Giuliano. Ma lo farà San Giuliano un libro per dire che le gaffe le fanno gli altri e non solo lui? Poi non sapremmo dirvi se sia una grande idea, noi ne dubbiamo. Torniamo al discorso di prima degli strateghi. Volete voi spiegare le cose a chissà tutto? Il ministro San Giuliano si prepara a questo libro, vi spiega tutto Sallusti. Senaldi su Toti verso le dimissioni. Storace su Valditara. Allora, ci sono le nuove linee guida del Ministero sull'educazione civica e tra le indicazioni agli istituti e agli insegnanti c'è quello di valorizzare l'elemento, diciamo, patria a scuola. Siccità a sud, ecco qui Specchia fa un pezzo importante a pagina 6 perché viene fuori che le regioni hanno usato soltanto il 30% dei fondi, quindi e poi c'è un problema anche di efficienza delle regioni. Mentre Muzzolon sulle denunce nei confronti di De Luca e dei suoi cari, Camera di Commercio di Napoli, eccetera, e questo può essere un assist al PD a non ricandidare il governatore. Ancora Napoli, caos a Scampia perché si allungano i tempi per ridare un tetto agli sfollati con le relative proteste. De Leo, approfondimento sul salva casa, che a questo punto il decreto è stato convertito in legge, quindi c'è un approfondimento anche di servizio per chi ha un appartamento dove fare queste piccole ristrutturazioni consentite dal provvedimento, che cosa si può fare. Dell'Orco era a Roma il presidente israeliano Herzog. Contestazioni pure a lui. Allora capite bene, spiega bene Dell'Orco, casca l'asino. Ci avevano raccontato: no, non sono contestazioni anti-israeliane, anti-sioniste, meno che mai antisemite, ce l'hanno con Netanyahu. Ma Herzog è il presidente della Repubblica ed è pure laburista, e allora che volete? Iacometti sul caso Jolie. Allora, in televisione il direttore della stampa Malaguti aveva detto: ma noi no, non abbiamo messo in mezzo mai il governo in questa vicenda. Iacometti fa un'utile rassegna di tutti i pezzi in cui invece la stampa se l'è presa col governo su questa vicenda. Socci sulla parabola di Biden, parabola negativa e ancora peggiore che negativa per il comportamento dell'apparato democratico rispetto al modo in cui è stato tolto dalla scena. Alessandro Iovino è un giornalista sentito da Tommaso Montesano. Perché questa intervista è interessante? Perché Iovino ha studiato una serie di movimenti religiosi, cristiani non cattolici, in particolare gli evangelici negli Stati Uniti, comunità molto rilevante dal punto di vista elettorale, e la previsione di Iovino è pro-Trump da questo punto di vista, dice Harris non andrà. Mosseri ci porta in Germania, a Francoforte, ieri gli eco svalvolati hanno bloccato tutto, 140 voli bloccati. Approfondimento, trasporto e televisione, tra un po' ricomincia il campionato di calcio, i prezzi di DAZN salgono. Con Giampiero De Chiara vi si fa un quadro, e questo purtroppo lo conoscete, ma Libero aggiunge una proposta. Ma per quale ragione a DAZN uno deve per forza abbonarsi a tutto il pacchetto? Fate abbonare ciascun tifoso a un prezzo inferiore alle partite della sua squadra. Dice: io sono tifoso del Como e mi abbono a un prezzo inferiore alle partite del Co, per dare un'idea. La Magnaci sull'ultima cafonata dell'abortone. Allora, in una trasmissione di marzo scorso c'era l'artista Pistoletto, lei si è portata lo specchio da casa, gli ha fatto fare dei disegni, poi lo specchio me lo tengo. Però il tema è che è diventata di fatto un'opera d'arte realizzata in uno studio Rai. C'è un tema giuridico, ma diciamo c'è anche un tema di cafonata. Insomma, Caterina Magnaci vi spiega tutto. E poi ultima segnalazione, ieri era 25 luglio, in un paese che ha il feticismo delle ricorrenze, delle date, la caduta del fascismo, l'ordine del giorno Grandi, la riunione del Gran Consiglio, ieri non è stata molto ricordata dai giornali, anche perché diciamo, tutta la cosa resistenziale, eccetera, sarebbe un po' smontata dal dover ricordare che
è stata, diciamo, la classe politica fascista anche a determinare la caduta tecnica di Mussolini. E questa pagina, nelle sue nuance, nelle sue sfumature e anche nelle intenzioni dei protagonisti, ve la ricostruisce in modo, secondo me, molto fine Marco Patriciello. Queste ed altre le cose che trovate oggi su Libero. Allora, la vicenda Toti, che Libero vi aveva anticipato ieri, oggi gli altri tre giornali di centrodestra arrivano con un giorno di ritardo, ciascuno con la sua sfumatura. Vittorio Feltri quasi incoraggiando Toti alle dimissioni: Giovanni, ti hanno imprigionato, riprenditi la tua libertà, anzi, lascia anche la politica, potrai riprendere la tua professione ed essere libero. Invece, più diciamo rammaricato Belpietro, è stata una buona stagione per la Liguria, ma ora è piegata dai giudici. Ancora più amareggiato il Tempo, che dice: beh, però in questo modo vince la procura. Ecco, forse manca il quarto elemento che Libero ha scritto molte volte, ma centrodestra in tutto questo che battaglia ha fatto? Cioè, non si può dire che i tre partiti abbiano platealmente scaricato Toti, questo sarebbe ingiusto e ingeneroso dirlo, però non si è colta l'occasione per una battaglia. Questa era di tutta evidenza l'occasione per alzare la bandiera della riforma della giustizia, accelerare, invece. Vicende del centrodestra. Allora, il Quotidiano Nazionale è il giornale che più valorizza le liti complessivamente intese: Antonella Coppari, pagina 4, maggioranza in fibrillazione, i fronti, Rai, Sud e autonomia, e Fratelli d'Italia che dice: non temiamo le elezioni. Ma dentro questa vicenda c'è poi il protagonismo particolare di Forza Italia, che come sempre è poi esaltato da Repubblica in funzione anticentrodestra. Ciriaco, pagina 4, lite continua a destra, Tajani alza lo scontro, Forza Italia si mette di traverso sull'autonomia, vice premier pronto al duello con Calderoli oggi in CDM. Quindi Ciriaco tutto all'angolo italiano, dice: oh, Mena, mi raccomando, il nemico è lui. Chissà se, diciamo, è questa la cosa che gli elettori di Forza Italia si attendono. Anche qui chi siamo noi per... Ma oggi la giornata è tutta così, con Occhiuto, il governatore calabrese, che chiede una moratoria sull'autonomia, e diciamo è protagonista di un'offensiva mediatica. Si fa anche intervistare dal Foglio per dire che occorre che Forza Italia sia un presidio liberale. Ha ragione Marina Berlusconi, molto bene. E però poi l'applicazione qual è? Andare contro le altre forze di centrodestra e dire: non si tocca niente al sud, l'autonomia non va fatta. La consecutio logica non ci sembra fortissima. Ma non è Occhiuto l'unico, sono un po' tutte le componenti di Forza Italia che si manifestano. Licia Ronzulli sulla stampa: sulle liste d'attesa, misura tampone, Forza Italia delusa, serve di più. Risultato: cioè, Forza Italia, anziché spingere affinché sia fatto ciò che il governo non ha ancora fatto, cioè tagliare le tasse, eccetera, che fa? Va all'attacco dei provvedimenti che il governo ha fatto. Quindi Occhiuto e forse Tajani contro l'autonomia, Ronzulli contro il provvedimento sulle liste d'attesa, peraltro allineandosi alla narrazione di Repubblica. E poi arriva Tajani pure su Casa Pound, apertura allo scioglimento di Casa Pound, Francesco Olivo, pagina 16 della Stampa. Risultato: nella medesima pagina poi viene intervistato Luigi Manconi, che dice: è stata un'azione di violenza fascista, ma hanno tentato di banalizzarla. Meloni non prende le distanze dalla storia nera d'Italia per calcolo. Quindi Tajani fa un passo e c'è il solito Manconi che alza l'asticella e dice: no, non basta, perché c'è stato un clima che il centrodestra ha creato. Va bene, e questo accade quando uno si offre, diciamo, come si offre, dite voi come, diciamo, all'altra parte. Vi ho invece detto di questa anticipazione del Foglio. È un nostro antico auspicio, però insomma qui ci pare che la cosa sia parziale, 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 perché poi si fa riferimento al tema della cessione di una quota di Rai Way, che è la società che gestisce le torri. Quindi, insomma, però il Foglio titola: Meloni vuole privatizzare un po' di Rai, e purtroppo solo un po', però invece
notizia e dita incrociate, si conclude il sommario del Foglio. Spostiamoci sul lato sinistro e rimaniamo sul Foglio, dove abbiamo due cose. La risposta di Cerasa a Michele Magno che gli scrive, eccetera, e vedete come Cerasa interviene. Poi, ecco, questo avviso a Forza Italia, a quelli che diciamo bisogna il centro. Guarda poi come finisce. Una sana dote di centrismo è un antidoto necessario contro il populismo di destra e di sinistra. Ma in un paese dove il bipolarismo torna a farsi sentire in politica, nel quotidiano, nelle nostre teste, nella nostra vita, scegliere da che parte stare può diventare un dovere. Immaginare un'alternativa nel centrosinistra che sceglie di riappropriarsi di un pezzo della sua storia, dalle mie parti si chiama buona notizia. Quindi ci vuole il centro. Ma il centro deve andare a sinistra, quindi ci vogliono gli indipendenti di sinistra, eccetera. E si preparano schiaffi per i renziani, la cosa è abbastanza divertente perché c'è questa offensiva mediatica di Scotto sul quotidiano nazionale, anche da un'altra parte, che fa, diciamo, l'illustrazione delle forche caudine a cui quelli di Italia Viva dovrebbero sottomettersi. Campolargo con Renzi sostenga il salario minimo. Cosimo Rossi intervista Scotto sul quotidiano nazionale. Va bene, e che cosa resta? Un po' di politica estera. Allora, molto divertente l'intervista che Trump ha fatto a Fox News, anticipata ieri, dovrebbe andare oggi. Un Trump in forma che dice: ho visto Obama, la Harris che dicevano: ah, we love Joe Biden, come erano carini, come erano nice, ma dietro sono stati brutali. E quindi, insomma, Trump sceglie apparentemente di difendere Biden, ma in realtà per mostrare il carattere, diciamo, pilotato e calato dall'alto della candidatura Harris. La quale Harris, eppure Biden, ieri hanno visto Netanyahu, che era a Washington, e però la stampa trasmette un'idea di freddezza. Alberto Simoni: Biden e Harris premono Netanyahu, subito la tregua, salviamo gli ostaggi. Kamala: non resteremo indifferenti alle sofferenze dei civili. La Casa Bianca ribadisce che Israele ha diritto a difendersi, ma è importante come lo fa. E qui, come nella stagione Biden, anche nella eventuale stagione Harris, siamo sempre lì. Il focus non è su come fermare i terroristi di Hamas, ma come fermare l'esercito israeliano. Non ci siamo. Netanyahu vedrà oggi Trump in Florida, vedremo cosa verrà fuori. Però la cosa più divertente sulla campagna elettorale americana in Italia è su Repubblica. Allora, abbiamo montato la panna, Kamala, 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 quanto è forte Kamala, com'è figa Kamala, la generazione Z, Gianni Riotta che fa la playlist, Beyoncé che dà la canzone, ma negli stati chiave Trump è ancora in vantaggio, sono usciti i sondaggi, annaggia, purtroppissimo non vanno bene, piange Repubblica e la mette però nel taglio basso di pagina 14, ma negli stati chiave Trump è ancora in vantaggio. Massimo Basile: Kamala Harris riempie i teatri, entusiasma i giovani, motiva i donatori, ma l'effetto della sua candidatura non si vede ancora nei sondaggi. Fa appena meglio di Biden, ma non abbastanza. Trump è avanti negli stati chiave. Secondo Emerson College, Trump è avanti di 5 punti in Arizona, di 2 in Georgia, 2 in Pennsylvania, 1 in Michigan ed è alla pari con Harris in Wisconsin. Quindi non diciamo niente, però insomma, voi un'idea ve la siete fatta. L'altra cosa interessante sta sul Wall Street Journal, pagina degli editoriali, e c'è un pezzo firmato a quattro mani da David Urban e Mike Pompeo. E Mike Pompeo sapete chi sia stato segretario di Stato americano, e si riparla di un suo coinvolgimento in un'eventuale squadra Trump. E gli esperti dicono che se Trump sarà rieletto, taglierà gli aiuti all'Ucraina, darà via il suo territorio e tratterà direttamente con Putin per imporre una pace ignominiosa. Ma non c'è prova che questa capitolazione sia parte della politica di Trump. Semmai c'è prova del contrario. È stato Trump che nel 2017 ha tolto l'embargo alle armi
all'Ucraina che era stato messo da Obama. È stato Trump che ha rifornito l'Ucraina dei missili Javelin che hanno salvato Kiev nei primi giorni dell'invasione russa. E insomma, Pompeo e l'altro autore, Urban, rivendicano le azioni passate e fanno anche una prospettazione futura che sarebbe, diciamo, di un rafforzamento di un ruolo NATO e con il coinvolgimento dell'Ucraina nella NATO con una formula per il momento un po' vaga, as soon as possible. Ora è chiaro che non la puoi coinvolgere subito perché a guerra in corsa significherebbe far entrare direttamente la NATO in guerra, però il pezzo è interessante. C'è da scommettere che i quotidiani italiani in lingua cirillica non lo riprenderanno perché gli smonta la narrazione su Trump anti-Zelensky e non lo riprenderanno quelli di sinistra perché smonterà la narrazione su Trump amico di Putin. Finisce qui la settimana di Occhio al Caffè. Voi non dimenticate di prendere libero oggi, domani, dopodomani su in edicola, su app, sul sito. Sul sito ci sono anche gli abbonamenti. Valutateli veramente 40 centesimi al giorno, buona offerta, è molto semplice, liberoquotidiano.it, sezione edicola digitale, poi parte shop, vi escono le offerte, quella semestrale è da 65 euro, quella annuale è da 110, 119 mi pare. Evviva, approfittatene, buona giornata.